Biblioteche, musei, strumenti scientifici ed archivi fotografici delle scuole napoletane saranno in mostra dal 2 aprile all'8 maggio nel chiostro del Platano dell'Archivio di Stato, una selezione del patrimonio storico e culturale di 31 istituti statali della città, promossa dall'Associazione delle Scuole Storiche Napoletane, che dal 2011 è impegnata per il recupero e la valorizzazione di un immenso patrimonio a rischio di estinzione. Fine dell'associazione, se in una prima parte, in un primo momento è stato quello di recuperare le testimonianze del passato, il patrimonio che era a rischio di scomparsa, ci sta un'idea forte di proiettare nel futuro queste esperienze per delineare quale può essere la scuola, la modalità del futuro e quale può essere la formazione e l'istruzione del futuro anche a livello nazionale. Attraverso i documenti degli archivi scolastici è possibile ricostruire eventi sociali e politici del passato, storie testimoniate anche da arredamenti, cimeli e reperti scientifici che fanno di alcuni istituti dei veri e propri musei. Fino al 30 maggio resteranno in esposizione anche affreschi, quadri, statue e bronzi nella sala dei catasti. Una pagina molto bella di cultura, di scienza e anche di vita civile. Innanzitutto perché attraverso questa mostra noi ricostruiamo la storia della trasmissione del sapere e quindi in qualche modo stabiliamo anche un nuovo legame, una nuova coesione tra le generazioni, che è un fatto, credo, in questo momento di grande valore e di grande significato. Una conoscenza più approfondita del patrimonio artistico e culturale delle scuole si avrà in occasione del Maggio dei Monumenti, con un calendario di visite programmate nei fine settimana.